Da pochi giorni sono iniziati i lavori di restauro di forma squadrata con taglio di Henry Moore, o più semplicemente il buco di Moore, come viene chiamato qui a Prato. Siamo qui, come vedete alle mie spalle, sulla cima dell'opera grazie al ponteggio che gli è stato montato attorno. E allora andiamo a vedere come i restauratori entro pochi mesi riporteranno a nuovo splendore questa opera, che è diventata uno dei simboli della città. Si tratta di eliminare la patina nera creata da 11 anni di smog e di intemperie. Tanto è passato dall'ultimo restauro di questi 30 blocchi di marmo, non un marmo qualunque. È un marmo di Carrara, molto pregiato, detto marmo del Corchia, che è un tipo di marmo che si trova nelle altissime Apuane. Molto particolare anche l'effetto che le intemperie hanno fatto su questo marmo. Il marmo appare degradato e si evince una superficie scabrosa, quindi bisognerà effettuare dopo una pulitura un consolidamento nelle zone soggette a degrado e spolveratura, e nella parte finale verrà steso un protettivo idrorepellente per proteggerlo. Che cosa ha applicato al marmo? Allora, ho applicato un impacco di polpa di carta Arbocel, che a secondo il bisogno viene additivato o con biocida per tirar via muschi, licheni, microflora, o altrimenti con ammonio carbonato, che serve per la pulitura delle zone più sporche con incrostazioni nerastre. La restauratrice conosce molto bene l'opera di Moore perché 25 anni fa, alle prime armi, era nella squadra che realizzò il penultimo restauro. Una doppia emozione, non solo toccare l'opera di Moore, ma ritoccarla. Sì. Per me è un'emozione perché questo è stato tra i miei primi restauri che ho fatto da giovane. I lavori dureranno al massimo 3 mesi. Forma squadrata con taglio tornerà a splendere in occasione del 50° anniversario della sua collocazione in Piazza San Marco. L'opera infatti è arrivata a Prato nel 1974, 2 anni dopo la mostra fiorentina al Forte Belvedere per la quale era stata creata. Così come nel 74 fu anche merito di tantissimi privati che spinsero l'amministrazione comunale, da Giuliano Gori in giù, a portare Henry Moore a Prato, così nel 2024 il restauro è merito di una donatrice che ha voluto dare così il segno del suo legame con la città.